Tra tutte le aziende fondate da quell'uomo, e sapete di chi sto parlando, ovviamente di Elon Musk, ce n'è anche una che si occupa di interfacciare il computer al cervello umano. Dal momento che anch'io e Alberto abbiamo creato un progetto del genere come tesina di maturità, voglio parlarvi di che cos'è Neuralink e di come funziona una Brain Computer Interface. Ovviamente come funziona da un punto di vista tecnico, soprattutto perché ho notato che c'è molto terrorismo su questo argomento da parte dei media. Neuralink è una società fondata da Elon Musk nel 2016 che diventa pubblica nel 2017. In sostanza si occupa di sviluppare queste interfacce neurali per permettere la comunicazione tra cervello e computer. Ora ci chiediamo che cosa serve questa comunicazione. Ovviamente a persone come noi che non hanno disabilità motorie potrebbe anche non servire a niente. Quindi non preoccupatevi, nessuno vi verrà a installare un chip nel cervello. Però per una persona come è stata Stephen Hawking questo strumento può risultare fondamentale, ad esempio per poter relazionare con il pubblico. In sostanza, quello che fa Neuralink è sviluppare delle BCI, ovvero Brain Computer Interface. Detto in italiano significa semplicemente interfaccia cervello-computer. In particolare vanno a prelevare dei segnali all'interno della corteccia motoria del nostro cervello. Infatti il nostro cervello è suddiviso in varie aree e la corteccia motoria è proprio una di queste. Nel nostro progetto, quello mio e di Alberto, noi siamo andati a lavorare sulla corteccia visiva, quindi la corteccia occipitale, perché lì i segnali cerebrali sono più intensi. In sostanza cosa fa questa Brain Computer Interface? Essendo un link tra computer e cervello, si occupa di acquisire, filtrare, analizzare e studiare i segnali del cervello umano e ovviamente li trasmette a un computer oppure a un generico calcolatore che può essere anche uno smartphone. A differenza del chip di Elon Musk che è in grado di supportare 1500 elettrodi, nel nostro progetto noi purtroppo ne avevamo uno. In sostanza gli elettrodi sono proprio lo strumento che si va a appoggiare sul cervello. Nel caso di Elon Musk lo mettono, credo, sotto pelle perché lì i segnali sono più intensi, in modo tale da acquisire i segnali neurali. Parliamo un po' di questi segnali perché effettivamente che cosa sono i segnali neurali? Il nostro sistema nervoso, come dovreste sapere, comunica tramite segnali elettrici. Quindi quando vogliamo muovere un arto, in sostanza viene generato un impulso elettrico dal cervello che tramite i nervi arriva ai muscoli del braccio. Essendo il nostro cervello un luogo di controllo per emozioni, movimenti, ragionamenti, immaginazione, capite bene che qui c'è una fonte di segnali elettrici che è veramente molto importante. E soprattutto i segnali elettrici non vengono generati a caso nel nostro cervello. Come vi ho detto prima, questo è suddiviso in aree. Neuralink lavora sulla corteccia motoria che si trova circa qui e in sostanza questi segnali elettrici, se interpretati, hanno un significato ben preciso. Ad esempio, se io penso di muovere un braccio senza muoverlo, in sostanza viene generato un impulso elettrico da quest'area, ovvero dalla corteccia motoria del mio cervello. Da un punto di vista di analisi del segnale si vede proprio che l'attività cerebrale aumenta. Vi ho detto all'inizio che questo dispositivo potrebbe essere abbastanza inutile per persone che non hanno disabilità motorie. Questo innanzitutto perché le Brain Computer Interface costano un sacco di soldi, quindi sicuramente verranno installate soltanto su un certo numero ben preciso di persone e sicuramente quelle persone ne avranno la necessità. Queste Brain Computer Interface danno la possibilità a quelle persone, ad esempio, di comunicare. Infatti ci sono algoritmi che riconoscono i segnali cerebrali e permettono di, ad esempio come era nel caso di Stephen Hawking, di selezionare delle parole che compaiono su uno schermo e di comporre appunto una frase. Quindi vediamo che c'è la possibilità di comunicare, ma anche quella di muoversi, in quanto anche Stephen Hawking era in grado di muoversi sulla sua sedia a rotelle attraverso lo strumento che gli permetteva appunto di comunicare. Ed infine si possono anche mandare messaggi di testo, quindi come si generano le parole per parlare, le si possono usare anche per mandare messaggi su una qualsiasi applicazione. Quindi ora abbiamo parlato soltanto di
cose abbastanza semplici e comuni di una brain computer interface. Entriamo nel dettaglio sui segnali. In sostanza, i segnali si dividono in diverse categorie in base alla banda di frequenza alla quale appartengono. Le onde alfa tra la banda dei 8 Hz e 12 Hz sono quelle che si generano quando il nostro cervello è in attività, mentre ad esempio le onde teta, se non sbaglio, tra 0 e 4 Hz sono onde cerebrali che si generano quando ci stiamo riposando. Le onde cerebrali, e me lo ricordo fin da quando ho lavorato alla tesina di maturità, sono presenti in queste diverse fasce, diverse bande di frequenza. Quindi tra 0 e 4 Hz, se non sbaglio, sono le onde teta. Tra 4 e 8 Hz, il nome non me lo ricordo, dovrebbero essere onde delta, ve lo metto in post produzione. Tra 8 e 12 Hz sono le onde alfa e successivamente ci sono le onde beta e le onde gamma. Quelle che interessano principalmente a noi sono le onde alfa, perché come vi ho detto prima sono quella banda di frequenza dove i segnali generati hanno un significato particolare, ovvero che il nostro cervello è in attività. Una volta acquisiti questi segnali elettrici, in sostanza si va a filtrarli, perché ovviamente sarà presente molto rumore, soprattutto in questo strumento qui dove noi semplicemente appoggiamo l'elettrodo sulla cute. Una volta filtrati i segnali elettrici, si procede trasformando il segnale dal dominio del tempo al dominio delle frequenze con la trasformata di Fourier. Una volta trasformato il segnale, si va ad analizzarne la potenza, quindi il fattore di potenza di questo segnale. Una volta ottenuto il fattore di potenza, il problema, l'argomento più clou delle brain computer interface è la soglia. La soglia si occupa di definire una divisione in due aree della potenza del segnale. Quindi se il segnale si trova al di sotto della soglia, significa che il nostro cervello non è in attività. Se si trova sopra della soglia, allora il nostro cervello è in attività. Quindi significa che ad esempio noi stiamo pensando di muovere un arto senza effettivamente muoverlo. I ricercatori lavorano appunto nel riuscire a definire questa soglia, perché cambia da essere umano a essere umano. E inoltre il problema principale è che questo strumento è anche un'antenna, quindi riesce ad acquisire tutti i segnali elettromagnetici che si trovano nelle vicinanze. Quindi capite che è veramente, ma veramente molto difficile, e ne so qualcosa, andare a prelevare anche un minimo di segnale elettrico che proviene dal cervello e di conseguenza riuscirlo a interpretare. Ovviamente Neuralink utilizza degli algoritmi anche di intelligenza artificiale per riuscire ad essere un po' più morbida sul definire questa soglia. Delle brain computer interface comunque si potrebbe parlarne per davvero dei giorni. Ovviamente noi non abbiamo tutto questo tempo, quindi spero che queste informazioni vi siano state utili. Ora invece voglio concludere parlandovi della nostra brain computer interface. In sostanza è una brain computer interface sviluppata con Arduino. Tramite il supporto di Davide Valeriani, che è stato un ingegnere ricercatore all'Università dell'Essex e ora è ricercatore all'Università di Harvard, ovviamente fa ricerca in ambito brain computer interface, siamo riusciti a realizzare questo prototipo. In sostanza qui vediamo che all'interno troviamo una shield per Arduino. Questa shield è una shield molto particolare perché monta un chip, la DS1292R, che è un chip principalmente dedicato ai segnali per l'elettrocardiogramma, ma che in un modo o nell'altro siamo riusciti ad utilizzare per andare a creare una brain computer interface. Siccome questo chip lavorava a 125 Hz per il teorema di Shannon, effettivamente non c'è bisogno di tutta questa frequenza di campionamento, siamo andati a sottocampionare il segnale per acquisire il segnale cerebrale che proveniva dall'elettrodo posto sul retro, ovvero sulla zona occipitale. Come vedete, questi cavi sono molto grossi perché sono cavi schermati. Questo per preservare il segnale che proviene dall'elettrodo. Per migliorare la qualità del segnale era necessario andare a bagnare la zona della testa sulla quale andava appoggiato l'elettrodo, ad esempio con acqua e sale. L'altro sensore invece viene posizionato sul lobo dell'orecchio, perché in sostanza viene utilizzato come segnale di per filtrare quello proveniente dall'elettrodo sul retro. Questa brain computer interface l'abbiamo sviluppata da gennaio ad aprile 2017. Purtroppo al momento non funziona più perché sono passati degli anni, il chip ha preso dell'umidità e lavorando con tensioni e correnti dell'ordine di 10 alla meno 12, 10 alla meno 15, capite che
perde di sensibilità, si usura con il tempo. Ci piacerebbe molto portarvi eventualmente un nuovo progetto, e per realizzare progetti del genere si può prendere come riferimento ad esempio OpenBCI. Li utilizzano un chip diverso, sempre della Texas Instruments, che è la DS1299. È un chip dedicato all'elettroencefalogramma. In conclusione, per quanto riguarda il futuro, sicuramente questi strumenti potranno diventare molto più economici. Al momento non sono facilmente reperibili sul mercato, quindi hanno prezzi astronomici. Sicuramente questi strumenti saranno in grado sempre di aiutare l'uomo da un punto di vista cerebrale. Questo che sia a causa magari di disabilità, oppure per, come dice Elon Musk, di potenziamento dell'essere umano. Questo sicuramente sarà un tema che, se in futuro avrà un risvolto, torneremo a portare sul canale. Per il momento vi chiediamo di lasciare un like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdervi le puntate successive, di scriverci qui nei commenti cosa ne pensate. Non preoccupatevi, nessuno vi verrà ad installare questo chip nel cervello, ma sarà molto curioso vedere cosa riuscirà a sviluppare Elon Musk nei prossimi anni con Neuralink. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!